Da milioni di anni, nel Salento, numerosi anfibi, tra cui il rospo comune, il rospo smeraldino, la raganella, il tritone italiano, si riversano negli specchi d'acqua per potersi riprodurre. Nel periodo che va da gennaio ad aprile, di sera, magari dopo una giornata di pioggia, possiamo ascoltare il richiamo dei maschi che corteggiano le femmine e le invitano a raggiungerli in acqua. Le uova deposte, dopo pochi giorni, divengono girini che si liberano nell'acqua e iniziano a mangiare e a trasformarsi. Centinaia di migliaia di individui si ammassano, ma molti di loro non ce la faranno, perché predati oppure arsi dal sole nelle pozze ormai prosciugate. Luoghi come questi divengono trappole mortali per le larve di tritone e i girini di rana o di rospo. Alcuni siamo riusciti a recuperarli, ad osservarli e poi a rilasciarli in fresche e dolci acque dove continueranno la loro metamorfosi. Smile.